Benvenuti amici di YouTube. Allora, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vi volevo far riflettere su questo aspetto, no? Quello del fatto di conciliare il mondo, magari, non so, degli affari o comunque del fatto di guadagnare con la spiritualità. Perché? Vediamo un po' insieme questo discorso. Normalmente chi si avvicina alla spiritualità, magari dopo in seguito a diversi problemi, no? Che ha riscontrato in seguito spesso a dei dolori. Io, per esempio, mi sono avvicinato dopo la prima esperienza extracorporea, ma in generale, o comunque quando c'è una forte. Si è stufi un po' di tutto, si affrontano magari dei dolori, delle crisi, ecco che magari si avvicina al bisogno di meditare, al pranayama, allo yoga, a queste cose qui. Comunque se ci si avvicina a questa spiritualità qua, dopo magari si cambia anche un po' regime alimentare, eccetera. Tra le tante cose, a volte ci possono essere queste paranoie, no? Il fatto che comunque, siccome per vivere ci servono inevitabilmente i soldi, e magari vediamo che ci sono delle persone che guadagnano magari facendo il rivenditore, oppure che ne so, sono uomini d'affari, per esempio. Allora, alcune volte si può essere portati a pensare che siccome la persona si dedica, non so, agli affari, all'imprenditoria, a tutte queste cose qua, che sia tipo quasi una persona avida. E che per forza deve essere così, e abita e che comunque si discosta da quello che è invece, non so, il pagamento dato per esempio dalla meditazione, da altre cose e da un po' di guadagno, da sussistenza, e uno tira avanti ed è felice così, no? Mentre quello che guadagna bene, che è per forza non è spirituale, non è qua, non è là. In realtà non è vero che per forza uno che guadagna bene o che comunque è nel mondo degli affari non sia per esempio anche spirituale. Perché dipende come che gli fai gli affari o come che guadagni. Se tu fai un tipo di politica che quando sfrutti che ne so gli altri oppure vendi le armi. Oppure non fai donazioni, sei tirchio, taccagno, pensi al lusso, oppure guadagni proprio sulla disperazione delle persone. Per esempio, può essere il caso di una ditta farmaceutica che giustamente deve guadagnare, visto che ha fatto grossi investimenti in ricerca, eccetera, quindi deve avere sotto un acconto, però magari ti alza il prezzo del farmaco di 10 volte. Mi corrompe le persone, oppure c'è quello generico, però fa in modo fa dei trabugli per guadagnare 10 volte tanto dopo che comunque già guadagna molto bene. Ecco, quando fai queste cose qua, soprattutto in certi contesti, come per esempio la sanità, che è un contesto molto delicato, ma in generale, quando tu fai affari e tu sai che la tua politica va a scapito di altri, ecco, questo tipo di guadagno spesso. Che guadagni bene anche nel tempo ravvicinato, ecco, e danneggi gli altri, ecco, questo tipo di affari è senz'altro d'accordo con la filosofia che se tu sei avido, eccetera, tu non sei spirituale, ok? Mentre se i tuoi affari li fai, che ne so, il tuo scopo è agevolare il commercio, fai, non so, come Jeff Bezos di Amazon che cresce, allora in quel caso lì, da una parte sì, è anche spirituale. Se la tua missione era quella di agevolare il commercio, a prescindere di avere che il cliente sia sempre inizialmente soddisfatto, allora ci può stare. Se dopo però mi sfrutti i lavoratori, gli fai fare orari impossibili dopo che straguadagni, allora questo qua ti dà la zappa sui piedi, non è più spirituale. Comunque, quello che vi volevo dire è che non necessariamente la spiritualità e gli affari non si conciliano insieme. Innanzitutto, comunque, quei soldi nel mondo della materia, almeno momentaneamente fino adesso, insomma, è sempre stato così. Insomma, i soldi, chiamali come che li vuoi in base a dove che
ci sei o dove a livello temporale, a livello di luogo, insomma, cambiano i nomi, ma comunque il denaro è sempre servito, a parte qualche eccezione di alcune culture che di fatti vivevano anche senza il denaro. E non erano per forza primitive, eh. In realtà esiste anche un modello adesso che hanno fatto gli economisti, mi sembra il progetto Venere, che appunto hanno strutturato una società in grado di vivere senza il denaro. In pratica c'è una sorta di baratto tra le professioni. Chiaramente magari usano un punteggio, qualcosa che poi alla fine è simile al denaro virtuale, però che comunque non c'è proprio tutto quel meccanismo che ti rende schiavo a prescindere, ecco. Però a tutti viene data perlomeno la sussistenza, perché adesso con l'industria che c'è ci sarebbe già, visto che buttiamo via la metà del cibo che produciamo. E questo che è uno schifo. E quindi quello che dobbiamo conciliare è proprio le risorse, eccetera. Gli affari, se una persona, magari anche mente medita, scopre che non può più fare, che ne so, il lavoro dipendente, è più portato per business, non so, online, come c'è stato chi ha mollato il lavoro, si è messo il business online, ho visto c'è quel ragazzo tipo Giorgio Tavazza, così, che si mettono a comprare, a rivendere, non so, con Amazon FBA. E usano degli strumenti, dei programmi per gli indici, eccetera, hanno proprio questa passione frenata, però e dopo fanno, non so, anche donazioni, aiutano gli altri a crescere, magari fanno altre cose, ecco, magari questo può essere anche spirituale, paradossalmente. Però sempre che quello che tu compri, eccetera, devi informarti se viene da sfruttamento, se dietro a quell'economia lì c'è lo sfruttamento oppure no. Un po' diciamo che la figura del commerciante, diciamo che compra e rivende, è sempre stata vista come una figura scomoda, ma avevo letto addirittura una leggenda che diceva che una volta che abbiamo voluto agevolare il commercio tramite il mediatore, che è la figura del commerciante, in pratica l'umanità aveva perso la telepatia addirittura, perché questo ci ha consentito di stare meglio tramite appunto un'agevolazione degli scambi commerciali. Tramite questi mediatori che sono appunto la figura del commerciante che unisce la domanda del consumatore col grossista, ecco, riesce ad avvicinarle, ecco. Però cosa succede? Che a forza a forza di vedere questa cosa qua si è portati a credere che chi che magari è portato per gli affari oppure è una persona ricca per forza sia una persona che magari si droga, che ne so, che sfrutta gli altri, è ricca perché sfrutta gli altri, può essere semplicemente alla fine un imprenditore, quello che è, che dà lavoro a tante persone. Dipende poi come che le tutela i suoi dipendenti. Ci sono multinazionali anche che hanno dei trattamenti che trattano veramente molto bene i loro dipendenti. Anche gli azionisti, quelli che collaborano, no? Che investono in borsa, fanno altre cose, vanno bene se sono onesti. Cioè, ci sono delle aziende, io adesso ne conosco una, ma non ne faccio il nome, che disperde i dividendi sempre, è sempre stata, quindi è affidabilissima. E così riesce ad andare avanti un po' tutto. Se però ci sono quelle società che magari vogliono guadagnare prima, e magari fanno una politica e raggirano certe cose, fanno gli appalti di nascosto, come è successo con le concessioni autostradali, insomma, che lo Stato lì non poteva metterci tanto bocca e facevano per 40 anni, solo io decido. Allora lì ci sono certi strani giochi che stanno venendo fuori, no? E quindi questa cosa qua chiaramente qua spiritualità, ma ci consiglia. Normalmente spesso le persone che fanno gli affari, quelle cose lì, sono persone che magari hanno una certa razionalità e che magari credono in quello che fanno, hanno la passione e se sono portate, hanno fiuto per gli affari, è giusto che facciano quello che si sentono, perché questo sfruttano, la società ha bisogno di queste persone qua. Il problema è il come lo fanno. E questo è l'importante. Quindi conviene, quando che parliamo di certe cose, secondo me sì, gli affari possono conciliarsi molto con la spiritualità, soprattutto se tu hai scoperto che magari meditando nel silenzio interiore, eccetera, hai scoperto che avevi quel talento lì nascosto e quindi magari sei portato per
fare, non so, il business online, fare oppure comunque l'imprenditoria, quei settori lì, piuttosto che un normale lavoratore che ha meno pensieri, che gli basta lavorare tot ore, tot soldi e finisce lì, ecco, e dopo però non ha pensieri, non deve rischiare nulla, non deve, si accontenta di quel poco che gli danno in base a tot tempo di vita che lui offre, ecco. Quindi sì, si possono conciliare, però dipende dalla situazione. Soprattutto in passato gli affari purtroppo in me, quella spiritualità purtroppo la danneggiavano e basta. E a livello anche karmico, di conseguenze state molto pesanti sia per le persone, ma soprattutto per chi le ha fatte, che politiche lì. Sì, avrà guadagnato anche bene, ragazzi, ma non so mica cosa che gli attende dall'altra parte, non parlo tanto di inferno qua e là, perché io non credo nell'inferno nel paradiso, perché ce l'abbiamo qui sulla terra. Ma anche dopo comunque avrai delle cose da passare, ecco, questa cosa qua si può non credere, però io so che in qualche modo è così, insomma, una volta che sono uscito fuori dal corpo. Per me è fattibile anche la reincarnazione, non credo, cioè io adesso non mi ricordo delle vite passate, alcuni dicono di sì, ma resto solo in fiducia. Personalmente la vedo però molto plausibile, ecco, visto che sono uscito, visto che è molto più vivida della percezione normale, quotidiana, fisica che ho, e quindi vi dico che ragazzi, con tutta probabilità, e lo sento anche dentro, se non ti comporti entro una certa, tra virgolette, etica, le cose poi te le ripaghi anche con gli interessi. Quindi mi raccomando, fate conciliare quella che è la crescita spirituale o anche gli eventuali affari, insomma, o comunque il semplice guadagno che ci serve per vivere, eccetera. Perché poi quello che ci fa veramente sentire bene ricchi è comunque delle buone amicizie, delle buone relazioni. Se noi abbiamo anche tanti soldi, e mettiamo a fare i snob, costa altri, no? Dire questi pezzenti, no? Vado là in Ferrari, questi pezzenti, guarda qua, cioè, dopo alla fine, prima o poi, le conseguenze le paghiamo. Quindi mi raccomando, non c'è nulla di male nell'essere ricchi, anzi, soprattutto se si fa poi donazioni, soprattutto se si fanno con il cuore. Questo sì, questo è molto importante. Quindi dico anche ai ricchi o comunque benestanti, magari fatele pure le donazioni, l'importante è che non vi sentiate però obbligati, oppure che lo fate solo per cinismo, faccio quella donazione così il karma mi ripaga. Non fatelo in maniera razionale così, cinica, ecco, tenete presente che c'è questa cosa che comunque andrà bene, ma dovete realizzare qualcosa dentro di voi, fatelo perché nel farlo. E concentrandovi dentro di voi, vi sentite bene, allora fate pure quella donazione o quell'opera, insomma, quello che vi dovete dedicare, come anche l'attività di volontariato, eccetera. Quindi spero di in qualche modo avervi inquadrato la cosa. E ripeto ulteriormente: mondo degli affari e spiritualità possono conciliarsi a patto di seguire, di farli comunque sempre con l'aiuto verso gli altri, sfruttando le proprie capacità, ecco, e eventuali che si hanno, ecco, da imprenditore, da tutto per gli affari, eccetera. Quindi mi raccomando, gente, non per forza etichettate l'uomo d'affari come per forza l'avido che cinico e basta. A volte è, a volte non è, dipende. Quindi con questo spero di aver in qualche modo chiarito, influito su di voi in qualche modo, e di essere in qualche modo stato di aiuto, e con questo vi saluto e al prossimo video.